Ecco, adesso a me pare di capire che i nostri ospiti hanno individuato due temi principali nella legislatura attuale. L'ultimo ospite ha già detto qualcosa di quelli che potrebbero essere i temi per le prossime elezioni, anche di quello parleremo, però vorrei tornare un attimo. Quindi, da un lato hanno individuato il tema delle relazioni Svizzera-Unione Europea, in particolare la questione della libera circolazione delle persone come un tema che ha segnato la scorsa legislatura, e dall'altro lato la questione della fiscalità e dell'AVS con questa riforma che è stata appena votata il 19 maggio scorso da circa 2/3 dei votanti. Allora, siccome fra i temi che abbiamo individuato, anche insieme al dottor Trebbi, diciamo, temi che possono in particolare interessare in Svizzera all'estero, c'è comunque il tema dell'AVS, quindi io l'ho previsto per la seconda parte della serata. Magari mi concentrerei o vi propongo che ci concentriamo in questa prima parte allora sulla questione relazioni Svizzera-Unione Europea, perché in effetti è una questione che sin dall'inizio della legislatura 2015 era sicuramente nei primi, direi quasi 2 anni, un tema molto molto importante a livello federale, perché si trattava di cercare o di attuare la decisione presa da una maggioranza del popolo, 50,3% il 9 febbraio 2014, che chiedeva tre cose, dei contingenti per settore, per l'immigrazione dall'Unione Europea verso la Svizzera, un tetto massimo annuale, quante migliaia di persone possono entrare in Svizzera l'anno per lavorare dall'Unione Europea, e come terza cosa quello che si chiama la preferenza indigena, quindi che i residenti, siano svizzeri o stranieri, ma i residenti in Svizzera debbano avere la precedenza quando si cerca un posto di lavoro. Ecco, non so se lo sapete, il Parlamento ha cercato di attuare questa decisione, ma non ci è riuscito perché, come diceva anche in parte Regazzi nel suo intervento, l'attuazione di tutti e tre, o anche solo di uno di questi tre aspetti, avrebbe compromesso i nostri rapporti con l'Unione Europea, la famosa clausola ghigliottina, eccetera, eccetera, con conseguenze. Lui, come rappresentante dell'economia, l'ha detto anche per l'economia, e quindi è stata trovata questa soluzione, chiamatela come volete, ma Natalia Ferrara ha detto che è stata chiamata preferenza indigena light, questo è stato nel dicembre del 2016, così per dire si è conclusa un pochettino questa parte del dossier europeo. Un referendum lanciato da alcune persone un po' così, non necessariamente con tanti appoggi partitici, non è riuscito. Su questa legge di attuazione. Grazie che me lo ricordi. Comunque è stato anche un tentativo. C'è stata un'iniziativa popolare rasa che chiedeva invece di cancellare la votazione, di cancellare l'articolo introdotto il 9 febbraio 2014. L'iniziativa rasa è stata ritirata, credo in autunno del 2017, anche perché hanno detto che nel frattempo c'è stato un referendum lanciato che non hanno raccolto firme, quindi non era più necessario. Ecco, quindi è stata ritirata, però l'anno scorso, in dicembre, è arrivata diciamo un altro episodio importante in queste relazioni fra Svizzera e Unione Europea. Il famoso accordo quadro, accordo istituzionale negoziato tra Svizzera e Unione Europea, che prevede ecco, di mettere sotto un tetto questi diversi accordi bilaterali, di permettere uno sviluppo, come lo chiamano, dinamico, quindi che la Svizzera in modo dinamico si adatta alle varie direttive europee, avendo comunque la possibilità di dire la sua, avendo la possibilità anche di avere delle eccezioni eventuali. L'accordo quadro anche prevede di migliorare la questione di eventuali, ecco, quando ci sono delle discordie tra Unione Europea e Svizzera, quali sono i tribunali
responsabili, eccetera, eccetera. Ecco, questo accordo quadro è stato in dicembre dell'anno scorso messo, per così dire, in consultazione da parte del Consiglio federale ed è un tassello importante. Quindi la domanda, in questi rapporti Svizzera-Unione Europea, quindi la domanda che vorrei porre ai presenti è veramente una domanda breve, poi dopo possiamo insomma, sviluppare il tema. Però se voi domani vi trovate a Berna, nel Parlamento federale, e dovete votare domani sull'accordo così com'è, come è stato negoziato, avete quattro possibilità. Potete dire sì, potete dire no, potete astenervi, oppure proprio se non sapete cosa fare, uscire, andate a fare la pipì. Quindi va bene, però non complichiamo. Ecco, comunque ci sono, ecco, queste. Se bisogna votare l'accordo così com'è, poi si può rimandare, però ecco, avete qualcosa, è già stato negoziato in fondo. Ci sono i negoziatori svizzeri, diplomatici, abbiamo alcuni diplomatici anche qui presenti, ci hanno lavorato molto per ottenere la miglior, diciamo, soluzione possibile per la Svizzera, ecco, e domani, diciamo, vi trovate e dovete votare. Quindi chiedo veramente, allora, votate astenuto, no, sì o PP. Comincio magari da capo. Allora, certamente no PP, perché bisogna assumere il suo voto politico, e la seconda cosa sarebbe oggi è un no. Però prima del no io farei la proposta individuale o collettiva con altre frazioni politiche di rinviare al Consiglio federale per nuovi negoziati, perché questa è la nostra posizione. Benissimo. Abbiamo detto che non bisogna barare, bisogna assumersi le responsabilità, quindi né PP né SNI. La risposta è sì se devo votare domani a questo accordo. Grazie. Roberta? Ma visto che le responsabilità in quanto consigliere nazionale bisogna prendersele, e quando siamo chiamati al voto quel bottone bisogna schiacciarlo, con magari diverse considerazioni rispetto a quelle di Carlo Sommaruga, ma la mia risposta e il tasto che pigerò è quello rosso, per cui no. Io sono un uomo dell'economia, ma questa volta dissento dalla posizione di Economist Swiss che si è proprio espressa in questi giorni. Per una volta, non capita spesso, sono d'accordo con il collega Carlo Sommaruga. In questo momento da parte mia è un no, però se ci fosse la possibilità, la sottoscriverei assieme, di rinviare il dossier al Consiglio federale, che peraltro non si è ancora espresso, questa è già un po' un'anomalia, ha fatto la consultazione senza esprimersi. Per chiedere di approfondire alcuni aspetti che non sono chiari e soprattutto di rinegoziarne alcuni che sono secondo me centrali, perché se vogliamo che ci sia un consenso a livello della popolazione svizzera su questo importantissimo dossier, dobbiamo fare in modo che, come si dice in tedesco, sia consens fake, cosa che al momento attuale secondo me non è il caso. Ci sono appena state le votazioni europee, secondo me adesso si deve lasciare sedimentare il nuovo Parlamento europeo, guardare bene, valutare se hanno una certa stabilità, e poi dopo il Consiglio federale deve rinegoziarlo e guardarlo. Se mi si permette, io riguarderei completamente l'impostazione di dire il governo federale va in Europa e propone il federalismo svizzero. Scusatemi se mi permetto già fare una proposta in questo senso. Al posto, cioè Berna diventa Bruxelles, i cantoni diventano gli stati, allora siamo più sicuri, visto che la conosciamo già, altrimenti ci sono, secondo me, da esterno ovviamente, troppi, non dico trappole, ma troppe piccole cose che purtroppo non si riesce a approfondire, perché i temi, per chi è all'interno, come dico, devono essere molto ferrati, perché ci vuole un sacco di tempo per vederli bene, ma possono esserci anche piccole trappole. Adesso parlavo con un mio amico che ha studiato qui a Roma, che ha studiato Politecnico, l'Italia in certi ambiti, formaggio, cosa, è in crisi proprio per problemi che
l'Italia prima indipendente non aveva, in Europa. Quindi De Giovanetti, se si votasse domani, cosa voterebbe lei sull'accordo quadro? Visto che sono andrei a bagno. Ok, e anche vorrei dire questa opzione di andare in bagno, io rispetto i parlamentari presenti che dicono, però guardate che si fa, nel senso che io osservo da tanti anni il Parlamento federale e ci sono delle occasioni in cui soprattutto quando c'è una forte pressione del proprio partito di votare in un certo modo o un altro, ecco, onore ai presenti che hanno detto che non lo farebbero mai, però io ho visto diverse volte. In 16 anni non l'ho mai fatto. Io ho quasi il 100%. Ho detto onore ai presenti. Che proprio nel dossier AVS alla prima votazione in Parlamento, se c'è qualcuno che ha avuto delle pressioni incommensurabili, vi assicuro, confermo, sulle spalle, perché il nostro voto di due leghisti poteva cambiare l'esito e l'ha cambiato del dossier, siamo stati noi. Ma imperterriti, io voto secondo coscienza, non ho mai votato o non sono mai riuscita a fare la pipì. Benissimo, ecco, allora come avete visto io veramente non ho chiesto in anticipo l'opinione dei presenti, quindi io non sapevo quale, però avete visto comunque che qui avete la maggioranza che va dal Partito Socialista passando centro-centrodestra PPD fino alla Lega dei Ticinesi, che si oppone all'accordo quadro, e sono tutti e tre parlamentari federali, gli unici due che non sono invece, ecco, Natalia avrebbe votato sì, signor Valerio avrebbe sarebbe andato in bagno, ecco, però vedete che manca oggi una maggioranza politica in Parlamento e probabilmente anche a livello del popolo in favore di questo accordo quadro. E quindi la domanda effettivamente che si pone è cosa la Svizzera spera di poter ottenere, ecco, rinviando al Consiglio federale vuol dire che di fatto il Consiglio federale deve tornare a Bruxelles e cercare di rinegoziare questo accordo. I segnali finora da Bruxelles sono stati piuttosto che non sembrano molto interessati a rinegoziare. Vedremo De Giovanetti se il nuovo Parlamento europeo cambierà qualcosa. È una domanda aperta, perché comunque il Parlamento europeo nell'Unione Europea, insomma, conta quel che conta, alla fine sono soprattutto i governi dei singoli paesi e la Commissione europea che hanno molto più. Però una domanda che si pone, ecco, magari poi Carlo Sommaruga, lei crede davvero che rinviando l'oggetto al Consiglio federale sarebbe possibile ottenere un accordo migliore che l'Unione Europea accetterebbe? Allora, io vorrei mettere questo soggetto delle relazioni con l'Unione Europea un po' in prospettiva. L'ultima mozione che è stata votata in Parlamento per consolidare i rapporti con l'Unione Europea è una mozione che avevo redattato io per il Partito Socialista e è stata all'epoca di Burkhalter ancora accettata in maggioranza dai due consigli. Questo per spiegare che noi come socialisti siamo favorevoli a una stabilizzazione e a una chiarezza con i rapporti con l'Europa. Sappiamo benissimo quali sono le conseguenze a livello economico e quali sono le conseguenze a livello anche del mondo del lavoro e della protezione dei salari in Svizzera. Dunque dobbiamo avere questo obiettivo, non è che prima tu quando chiedeva se c'era il no è semplicemente nella situazione attuale. Seconda cosa che bisogna avere anche in prospettiva è questa: il 9 febbraio 2014, anche se la maggioranza delle forze politiche di sinistra e le forze borghesi erano contro l'iniziativa dell'UDC e anche i sindacati operai e i sindacati patronali, diciamo le società patronali erano contrarie, per le tensioni nel nostro campo, ossia le divergenze fra i liberali, i socialisti, i sindacati, i cantoni, vi dicendo, c'è un fronte che era disunito per combattere l'iniziativa dell'UDC che rimetteva in causa la libera circolazione delle persone. Da questo dobbiamo tenere presente la necessità nell'anno prossimo di andare uniti con un solo discorso contro
l'UDC sulla nuova iniziativa detta di limitazione che vuole rimettere in causa la libera circolazione. Questo è l'elemento principale e questo elemento qui, dal nostro punto di vista, deve essere la prima priorità. Dobbiamo salvare le bilaterali, salvare la libera circolazione delle persone e dobbiamo farlo in un fronte largo che va dai liberali con il PPD fino al Partito Socialista, i Verdi e le associazioni. Questo è il primo. L'altro aspetto, quello dell'accordo, vorrei dire che l'anno scorso, quando i sindacati sono usciti e hanno annunciato la loro posizione all'accordo, hanno fatto un atto molto importante. Questo atto è che hanno trasformato il dibattito politico da un dibattito identitario che è voluto dall'UDC, che è diciamo di sovranista e identitario, a un dibattito sociale, protezione dei salari. E questo fa che oggi il dibattito europeo è un dibattito che maggiormente è orientato sulla questione della protezione dei salari. Questo lo dobbiamo ai sindacati e lo dobbiamo anche a Paul Rechsteiner, consigliere agli stati sangallese socialista, che è riuscito a tenere testa all'epoca a Schneider-Amann e alle pressioni del Consiglio federale e a portarlo. E oggi siamo in questa grande discussione di dire come possiamo fare l'Europa, diciamo noi, ancorarci definitivamente all'Europa, salvare il livello dei salari, dunque delle piccole persone anche che sono in situazioni difficili, per non cadere nel trauma che si conosce in Italia, dove si vede i populisti che prendono il discontento della popolazione, che si vede in Francia, che si vede in Ungheria, via dicendo, e penso che qui dobbiamo assolutamente trovare il compromesso, che è il compromesso, legame con l'Europa stretto e solido e protezione dei salari e del mondo del lavoro, se no andiamo di sicuro verso una disfatta politica attuale e futura. Roberta Pantani, Carlo Sommaruga ha evocato anche l'iniziativa per la limitazione, come è stata chiamata, quindi per limitare la libera circolazione delle persone, quindi le firme, 116.000 firme sono state raccolte dall'UDC, ma anche dalla Lega dei Ticinesi. Ecco, lei non pensa che questa iniziativa popolare possa irrigidire maggiormente la posizione dell'Unione Europea quando verrà la richiesta, come mi sembra di capire prima o poi verrà da parte della Svizzera, di rinegoziare l'accordo, che possono magari dire a Bruxelles ma risolvete prima, chiaritevi un po' le idee su la volete o non la volete la libera circolazione e poi ne parliamo. Rispettivamente, domanda annessa, perché mi pare importante, c'è stato chi ha criticato, chi ha detto 2014 l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, che in realtà l'UDC e la Lega non volevano, non pensavano neanche di vincere, sono stati loro stessi sorpresi, che era più che altro per occupare un po' l'agenda politica con questo tema, perché erano consapevoli che attuare l'iniziativa contro l'immigrazione di massa avrebbe rotto gli accordi bilaterali. Ecco, questa volta con la nuova iniziativa l'obiettivo è sempre quello di agenda setting, oppure ci credete per davvero e pensate che sia davvero la via giusta per la Svizzera nei rapporti con l'Unione Europea? Ma allora io direi che non si tratta neppure questa volta di un tema così fatto giusto per fare agenda setting. In realtà, se uno raccoglie delle firme è perché su questo tema vuole che il popolo svizzero si esprima, per cui è corretto che il popolo svizzero si sia espresso, e non è proprio invece così vero che né l'UDC né rispettivamente la Lega, che aveva dato una grossa mano alla raccolta firme su questo, a questa importante iniziativa, non ci credessero. È vero che il Canton Ticino ha fatto la chiave di volta nel risultato, per cui è vero che in Ticino si è voluto votare a favore di questa iniziativa per la limitazione dell'immigrazione, proprio perché in Ticino comunque ci sono dei problemi legati all'immigrazione, legati alla libera circolazione, che hanno fatto sì che questo risultato fosse a favore dell'iniziativa e quindi di conseguenza portasse poi l'accettazione della stessa in tutto il paese.
Bisogna dire che l'accordo sulla libera circolazione è una parte integrante però dell'accordo quadro, nel senso che comunque fa parte dei 5 accordi bilaterali che sono contenuti in questo famoso accordo istituzionale con l'Unione Europea che bisognerà andare a ridiscutere. Io mi auguro che si debba andare a ridiscutere e che Bruxelles possa perlomeno tenere una porta aperta nei nostri confronti, perché dico che non è Europa a tutti i costi, nel senso che l'Europa è vero si può irrigidire, può dire vabbè adesso avete messo sul piatto anche un'ulteriore iniziativa che limita la libera circolazione delle persone, a dipendenza del risultato che essa otterrà evidentemente, però è altrettanto vero che Bruxelles già oggi è rigida nei confronti della Svizzera. E penso per esempio alla questione dell'equivalenza del mercato borsistico che Bruxelles ha detto molto chiaramente: guardate, se voi entro la tal data non vi mettete d'accordo e non venite con delle proposte serie per la conclusione e per l'accettazione dell'accordo istituzionale, ecco che per quanto ci riguarda l'equivalenza dei mercati borsistici potrà durare solo per un anno. Per cui già oggi in realtà l'Europa ricatta la Svizzera con questi mezzi. Ora, che si irrigidisca ancora di più, sono anche affari loro. Io credo che sia interesse anche dell'Europa arrivare con la Svizzera ad un accordo che soddisfi in entrambe le parti. Ora, c'è anche una questione aperta nell'accordo istituzionale, che è la questione della direttiva dei cittadini europei. Questa evidentemente non è contenuta nell'accordo quadro, però viene detto all'interno dell'accordo quadro e sia nella commissione dove siedo io che quella delle istituzioni politiche, sia credo anche in quella dove siede Sommaruga che quella degli affari esteri, abbiamo potuto vedere il parere del Consiglio federale dove si dice ma in fin dei conti l'Europa ci dice che è vero che questa direttiva sui cittadini europei, di ripresa del diritto dei cittadini europei non è contenuta all'interno dell'accordo istituzionale, però questo è il parere della Svizzera. L'Europa dice, ma siccome c'è, lo riprendiamo comunque. E qui si ritorna all'argomento che diceva prima il collega Sommaruga, e cioè quella del non andare ad oltrepassare le famose linee rosse. Ora, è chiaro che ci vuole una protezione dei salari, è chiaro che ci vuole una protezione del mercato del lavoro. E perché io parlo da ticinese che vive tutti i giorni la situazione, purtroppo nel nostro cantone siamo di fronte spesso a fenomeni di sostituzione del personale residente con personale che proviene da oltre confine, con una conseguente diminuzione del salario. Ora, direi che insomma questo è un aspetto importante da considerare, perché spesso, come succede poi nel resto anche su altri temi, noi Canton Ticino siamo i primi a sperimentare una situazione un po' sgradevole che poi magari dopo anni passa al Gottardo e poi i nostri amici e colleghi di altri cantoni ci dicono se vi avessimo dato retta magari avremmo potuto evitare determinati. Fabio Regazzi, lei in Ticino non è conosciuto come un europeista, in modo che si possa dire, però all'inizio del suo intervento questa sera comunque ha detto, in quanto rappresentante anche delle associazioni economiche, che questi rapporti con l'Unione Europea sono molto importanti, per non dire fondamentali, per la nostra economia, e quindi mi interessa un po' conoscere il suo parere, perché Roberto Pantani ha detto insomma se l'Europa è rigida sono affari loro. Lei la pensa anche così? Beh, io confermo che per me non è un'opzione quella di aderire come Svizzera all'Unione Europea, ma credo che sia una posizione largamente diffusa in Ticino ma anche nel resto della Svizzera. Ciò non di meno ritengo fondamentale che la Svizzera, che deve mantenere la sua autonomia,
la sua neutralità, debba comunque cercare di intrattenere dei rapporti con l'Europa, quelli che si definirebbero di buon vicinato, corretti, sulla base di accordi che siano stabili e anche rispettosi di quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre prerogative. Io credo che quella degli accordi bilaterali sia stata un'intuizione geniale per la Svizzera. Non era facile trovare il modo per così regolare i nostri rapporti con l'Europa. Però adesso questi accordi bilaterali sono arrivati a un punto, non dico morto, ma dove c'è bisogno di rilanciarli. E in quest'ottica rientra proprio l'accordo quadro istituzionale di cui si stava parlando, che per me è sì importante, ma è più importante che questi accordi, che questo accordo quadro istituzionale, visto che in Svizzera abbiamo un sistema fortunatamente di democrazia, chiamiamola semidiretta, trovi un consenso nella popolazione. E io dico che oggi questo accordo il consenso non l'avrà all'interno della popolazione, per cui io non ritengo che ci sia tutta questa fretta che ad esempio sta mettendo Economy Suisse, cioè, che dice che bisogna firmare subito. Io preferisco che aspettare magari ancora un attimo, cercare di capire se sia possibile rinegoziare con l'UE. E poi non dimentichiamoci una cosa: c'è pendente l'iniziativa di cui si parlava prima, ed è chiaro che se questa iniziativa, cosa che io non credo, dovesse trovare una maggioranza quando verrà votata dal popolo svizzero, tutto il tema degli accordi, dell'accordo quadro istituzionale, verrebbe automaticamente cancellato. Per cui io mi chiedo se non sia un'opzione quella prima di ovvero di far votare, qui deciderà il popolo se vuole accogliere o meno questa iniziativa. E una volta che avremo una chiarezza su questo punto, perché nell'ipotesi in cui dovesse accoglierla, la discussione sono terminate, quindi mettiamo anche l'accordo quadro istituzionale nel cassetto, perché non interessa più a nessuno. Se però, come mi auguro, dovesse venire respinta, allora lì si potrebbe riaprire il fronte negoziale con l'Europa per trovare delle soluzioni che però devono tener conto di tutta una serie di criticità. E io stesso, da imprenditore, dico che la protezione del mercato del lavoro svizzero e quella dei salari per la Svizzera deve essere una priorità, è un interesse del nostro sistema sociale e economico, e non possiamo permetterci di destabilizzarlo con delle ipotesi che andrebbero sicuramente ad intaccarlo, come è il caso adesso. Per cui io dico, tutto sommato, non c'è questa fretta come qualcuno vorrebbe far credere. Forse sarebbe il caso di prima spuntare dalla nostra agenda politica il tema dell'iniziativa lanciata dall'UDC, e poi andiamo a rinegoziare e troviamo un accordo che sia suscettibile di essere accolto dalla popolazione svizzera, perché oggi secondo me questo non è il caso. Grazie. Natalia Ferrara, lei è stata stasera l'unica che ci ha detto che si votasse domani, voterebbe sì a questo accordo quadro. Ecco, mi interesserebbe sapere perché, forse per solidarietà col consigliere federale Ignazio Cassis, che come sapete è ticinese anche del PLR, che uno sembra che lui difenda questo accordo quadro, non si sa bene cosa pensa il consiglio federale, un altro problema. Il PLR su questo tema europeo in generale è stato, diciamo, dagli anni 90, quando era molto pro-europeista, magari ancora primi anni 2000, io ricordo che Fulvio Pelli, che dopo è diventato il presidente del Partito Liberale svizzero, ma prima era anche presidente del Partito Liberale Radicale ticinese, è stato presidente della sezione ticinese di NUMES, che è il nuovo movimento europeo. Svizzera è l'unica associazione che si batte per l'adesione della Svizzera all'Unione Europea. Ecco, in questo contesto lei si inserisce, come posso dire, in questa ala più europeista del PLR ticinese, è questo che le fa dire di sì oggi all'accordo quadro, o ci sono altri motivi?
Provo a essere breve, ma sono state dette tante cose e visto che sono l'unica, a quanto pare, con una posizione così distante, vorrei fare chiarezza e spiegare perché. Sì all'accordo quadro significa, anche sì è bilaterale, significa no all'Europa da parte mia. Io non credo ad una Svizzera che possa entrare nell'Unione Europea, ma sono consapevole che la nostra Svizzera dipende fortemente dall'Unione Europea. Non si può sempre scegliere tutto quello che vogliamo come lo vogliamo. E prendo un esempio che conosco bene, che è quello legato alla piazza finanziaria, perché ci sono anche sindacati, e uno è quello che rappresento in Ticino, l'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca, sono responsabile regionale. Ci sono anche sindacati, dicevo, che non vedono solo i problemi dell'effetto sostituzione, ma dell'effetto sparizione. Nel terziario, nel settore bancario, non abbiamo un effetto sostituzione, quindi purtroppo per alcuni che fanno politica spingendo sulle paure e non cercando le soluzioni, i frontalieri non sostituiscono i ticinesi o gli svizzeri. Ciononostante, la piazza finanziaria ticinese, da grande così, è diventata grande così. La metà degli istituti, un terzo dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni. Perché prendo questo esempio? Perché in Svizzera ancora abbiamo circa 100.000 dipendenti che lavorano direttamente per la piazza finanziaria. Di questi, uno su cinque, 20.000, non uno, non 2.000, 20.000, lavorano direttamente sul mercato europeo. Si stima circa 1,5 miliardi di gettito. E veniamo in Italia. 2015, accordo fiscale italo-svizzero, si doveva avere un accesso al mercato finanziario pieno, che ad oggi non c'è ancora. Ma se aspettiamo, se rimandiamo, se pensiamo di negoziare meglio, facciamo la fine della Gran Bretagna, ma noi non siamo la Gran Bretagna. Perché? Se pensiamo ai rapporti commerciali elvetici, al primo posto il nostro partner è la Germania, al secondo posto troviamo gli Stati Uniti, al terzo troviamo l'Italia. La metà di quello che la Svizzera produce, che è destinato all'estero, è destinato all'Europa. Quindi quando diciamo che bisogna essere più forti, che bisogna picchiare pugni sul tavolo, forse siete tutti più bravi di me. Io penso che se in questi anni non siamo ancora riusciti a negoziare un accordo migliore di questo, quello che capiterà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, senza accettare quello che oggi c'è sul tavolo, che crea certezza e dà una certa sicurezza, farà sì che continueremo comunque ad avere un effetto sostituzione nei settori più deboli, che continueremo a perdere invece competenze elvetiche che ci riconoscono in tutto il mondo perché la nostra piazza finanziaria soffre. Saremo sempre meno credibili politicamente, perché se anche chi rappresenta l'economia dice che non va bene e chi rappresenta i salariati dice che non va bene, se tutti dicono che non va bene, nel frattempo avremo meno argomenti, più iniziative popolari al referendum, ancora più confusione, e quando le persone dovranno andare a votare non sapranno che cosa scegliere, perché chi avrà ragione? Tutti hanno torto, nessuno ha ragione, e non avremo quell'accordo, e concludo, che permette di avere nero su bianco un pezzo di carta, che non so quanti abbiano letto peraltro, ma tutti mistificano e dicono che non va bene, che spiega chiaramente che le relazioni e il diritto, quindi avere uno dopo l'altro i punti che legano questi rapporti, sono più importanti del potere. Preferisco un accordo ben scritto ma non perfetto, che regola queste nostre relazioni, piuttosto che le pressioni che già abbiamo conosciuto in Svizzera, la perdita del segreto bancario, sempre per rimanere nella piazza finanziaria, e tanti altri, che non ci hanno portato a niente di meglio. Maria De Giovanetti.
Lei ha già potuto un pochettino illustrare la sua posizione, però volentieri le cedo la parola così sappiamo qual è la posizione anche dei Verdi Liberali sulla questione dell'Unione Europea. E poi dopo magari ci sono alcuni che sono annunciati per brevi interventi, dopo vorrei concludere la prima parte e dare la possibilità a voi di porre delle domande e poi passiamo alla seconda parte del dibattito. Prego. Io sempre da esterno, ovviamente, il tema è veramente molto importante, però adesso è difficile valutare bene sì o no. Però chiarissimo, la Svizzera è nell'Europa, è al centro dell'Europa. Questo geograficamente penso che nessuno possa dire non è in Europa. Ed è chiaro che quei partner vicino ovviamente sono i nostri principali, però oggi con la mobilità non ci sono problemi particolari di aprirsi. Io sono per l'apertura, però io la mia porta di casa è sempre aperta, faccio del volontariato in tutte le parti del mondo, quindi se vogliamo è piccolissimo, però per avere qualcuno in casa dico vorrei sapere chi mi arriva all'interno in questo caso. Se vogliamo essere concreti, la mia paura, diciamo così, è di perdere la qualità svizzera che tutto il mondo ci riconosce. Io l'ho visto in banca, voi svizzeri, in qualsiasi cosa voi svizzeri. Potrei portare adesso un pericolo concreto che l'abbiamo vissuto. Il Politecnico è l'eccellenza numero uno che abbiamo in Svizzera come ente pubblico. Perché prima ci sono gli americani con i privati. In Ticino quanti anni abbiamo impiegato noi per creare l'USI, cioè l'eccellenza... Università Svizzera Italiana. Esatto. 2-3 anni fa a Chiasso sono entrate delle persone che avevano forse diploma di scuola superiore e hanno creato prestigiosa Università Svizzera sede Chiasso. Allora dico... Sono forti queste persone che in poco tempo sono riusciti a creare un'università in pochi giorni, iscritta al registro del commercio, neanche come società. Noi abbiamo impiegato 20 anni per creare questa grossa scuola. Quindi ecco, il mio pericolo è quello. Grazie. Allora, brevissime reazioni da parte di Carlo Sommaruga, Fabio Regazzi, Roberta Pantani e poi con il signor Regazzi siamo membri di partiti governamentali, penso che possiamo anche esprimerci con una certa diciamo tranquillità. Volevo semplicemente dire, prima di tutto, reagire al proposito sulla questione dei frontalieri e della questione della sostituzione. A Ginevra, cantone da dove io vengo, ci sono 110.000 frontalieri che passano ogni giorno la frontiera. E cosa abbiamo visto? Che non c'è correlazione fra la disoccupazione e i frontalieri. Quando va giù la disoccupazione, quando va su la disoccupazione, va giù il numero dei frontalieri e quando ci sono posti di lavoro che sono creati, va su i frontalieri. Questi sono degli studi molto chiari dell'Università di Ginevra. È chiaro che il polo economico si trova in Svizzera e voi in Ticino avete il polo economico dall'altra parte della frontiera, ma abbiamo visto ultimamente, credo qualche giorno fa, che c'è un'azienda di lusso, vestiti di lusso, che ha annunciato la sua partenza, 300 posti di lavoro che spariscono dal Ticino, sono 300 posti di frontalieri, il che fa vedere che in fondo sono delle aziende che sono venute in Ticino per le questioni fiscali e che in fondo hanno tirato dentro i frontalieri e che non è un problema di sostituzione, ci può essere. Secondo argomento che volevo fare è sulla questione delle banche, perché i socialisti si interessano anche al problema e al settore delle banche, specialmente un ginevrino come io, contatti anche con le banche cantonali ginevrina, ma anche col settore delle banche private, e ho avuto una discussione con Jean Pictet, ex direttore presidente del Consiglio di amministrazione della Banque Pictet di Ginevra. Il problema è che oggi le banche non sono unite nella loro visione delle relazioni con l'Unione Europea. Le grandi banche UBS, Credito Svizzero, in fondo l'accordo quadro no, non importa, perché sono già stabilizzate in Unione Europea. Il secondo settore, che è le banche cantonali, non sono interessate a questo accordo, perché ci sono dentro gli aiuti dello Stato,
che sono, secondo le regole europee, molto severe, e che in fondo le garanzie che sono date alle banche cantonali dovrebbero saltare, ma non solo con le banche, perché questo discorso si può fare anche per tutte le società idroelettriche che hanno l'appoggio degli stati e che sono in mano dei cantoni, che sono in mano a società private controllate dai cantoni con via le garanzie e via dicendo. Dunque, e poi c'è il terzo settore, che è il settore che è delle banche private, di gestione privata, come la Bompicte, che loro hanno un interesse a avere l'accordo quadro per avere accesso al mercato europeo, non subito, ma con un altro tipo d'accordo complementare. Il fatto che il settore bancario in Ticino sia andato giù non è problema dell'Europa, è il problema della soppressione del segreto bancario, ossia del differenziale di concorrenza illecito che la Svizzera ha messo in piedi e che l'Europa e l'OCDE ci hanno bloccato, ci hanno detto o andate sulle liste nere o lo tirate via. Secondo è lo scambio automatico delle informazioni bancarie, che permette anche a quelli che provavano di fraudare di non poterlo più fare. Questi sono gli elementi, non bisogna, a mio avviso, tutto cambiare. Io resto persuaso e sono d'accordo con Ragazzi che prima dobbiamo liquidare la questione dell'iniziativa dell'UDC, fare in modo che ci sia un fronte unito dei non nazionalisti che vada avanti, che vinca questa votazione popolare e che dopo possiamo cominciare a negoziare e tra i sindacati e il patronato e a livello politico fra la destra borghese e la sinistra per trovare le soluzioni. E penso che il Partito Socialista con altri partiti permetterà di trovare questo punto di equilibrio anche nel dossier europeo. Grazie. Sì, brevemente, io non nego che, parlo del Canton Ticino, naturalmente in realtà che conosco meglio e ci vivo, che ci sia un effetto sostituzione da parte dei frontalieri. Però io vorrei anche relativizzarlo, nel senso che la stragrande maggioranza dei frontalieri che lavorano quotidianamente in Ticino svolgono delle mansioni che altrimenti i ticinesi non vogliono o non sono più interessati a svolgere. Quindi la prova è che comunque il tasso di disoccupazione in Canton Ticino è al di sotto della media svizzera, quindi non abbiamo un problema enorme di disoccupazione come magari si potrebbe essere tentati a credere. È anche una questione di percezione, è chiaro che facendo leva sull'effetto di 60.000 frontalieri, che sono oggettivamente anche tanti, ma ci sono dei cantoni che ne hanno ben di più, si tende un po' a generare una certa paura, una certa preoccupazione che poi evidentemente si ripercuote anche in termini elettorali. Ma questo io ci tenevo a precisarlo anche appunto da presidente dell'Associazione delle Industrie Ticinesi. Ad esempio nel settore industriale la percentuale dei frontalieri non è aumentata significativamente, è rimasta sempre più o meno stabile anche dopo l'avvento degli accordi bilaterali. Sulla questione dell'accordo quadro, per rispondere a Natalia Ferrara, io non sono disposto a firmare un accordo a qualsiasi condizione. A mio avviso è fondamentale che siano chiari tutti gli aspetti e le implicazioni di questo accordo, cosa che non è il caso in questo accordo, perché ci sono molte zone d'ombra, alcune criticità che sono già state evidenziate. Due, a me interessa che ci sia quello che ho chiamato prima la consens fake, cioè che ci sia la possibilità di avere un consenso, perché questi accordi dovranno essere votati dal popolo svizzero. Se non ci fosse questa esigenza potrei dire ce la gestiamo a livello parlamentare e vediamo di trovare delle soluzioni, ma siccome il popolo svizzero sarà chiamato a votarli, a me preme che ci presentiamo davanti al popolo con un accordo che abbia delle buone chance di essere accolto, perché altrimenti le conseguenze sarebbero ancora peggiori. Io non sono disposto a correre questo rischio, tanto perché bisogna assolutamente fare in fretta, perché bisogna dire di sì ad ogni costo. Io voglio avere delle, non dico delle certezze, perché non ne si hanno mai, perché non ci sarà il popolo svizzero che si sarà espresso, ma voglio avere un ragionevole margine di sicurezza che troverà un consenso, una maggioranza all'interno del popolo questo accordo quadro istituzionale. Sì, brevemente anche da parte mia magari alcune precisazioni, visto che dalla signora Ferrara siamo stati così citati per magari parlare dell'accordo quadro e poi in realtà non averlo neanche mai letto. Vi assicuro che l'accordo istituzionale svizzero è stato trattato in commissione istituzioni politiche, documento esplicativo con il timbro e lo stemma della Confederazione Svizzera, per cui
Direi che l'accordo quadro avere ce ne siamo. Ma caro, caro Sommaruga, sai benissimo, non rispondo alla tua provocazione, che ma sottolineato, è sottolineato, insomma, direi che non vado in commissione non preparata, caro Carlo. Ecco. Brevissimamente, La questione invece che è stata riportata dell'accordo fiscale con l'Italia rispettivamente con l'accesso al mercato finanziario transfrontaliero, questo non è evidentemente contenuto nell'accordo istituzionale con l'Unione Europea, era contenuto nella famosa roadmap del 4 febbraio 2015 che era stata sottoscritta con l'Italia. Tra i punti vi era l'accesso appunto al mercato finanziario transfrontaliero, vi era anche il famoso accordo sui frontalieri che anche di quello non sappiamo che sorte avrà, e rispettivamente tutta una serie di altri patti che erano stati parafatti con l'Italia e che non sono stati mantenuti, per cui ecco, bisogna cercare di fare chiarezza anche con le cose che vengono dette. Grazie mille. Allora, il tempo vola, quindi vorrei veramente con le vostre domande chiudere la prima parte del dibattito, quindi vi chiederei solo anche voi di essere brevi, quindi di magari non far tanti commenti, ma piuttosto le domande ai presenti. Così per permettere anche al maggior numero di persone di esprimersi. Allora, a chi posso dare la parola? Prego. Sono Massimo Previeri, una domanda semplice. Con il microfono, se può ripetere un suo nome ancora una volta. Massimo Previeri, funziona. La domanda è semplice, qual è il rischio principale se l'accordo viene approvato così com'è? Ok, vorrei prendere ancora, se c'è un'altra domanda. No? Ok, allora chi vorrebbe rispondere? Quindi se adesso questo accordo venisse approvato così com'è, qual è il principale rischio? A parte il rischio che il popolo non lo accetti, però, diciamo che supponiamo che il popolo, per insomma, ipotesi, il popolo e i cantoni ecco, lo hanno accettato, qual è il rischio? A parte il rischio politico che non sia accettato, ci sono due problemi maggiori. Il primo problema è quello della protezione dei salari. È previsto in un protocollo annesso all'accordo di limitare le misure di le FLAM, le misure di accompagnamento sul mercato del lavoro. Cosa vuol dire? Che c'è la questione del lasso di tempo, non so, del delay di 4, da 8 si passerebbe a 4 giorni, ma questo è molto secondario. La seconda cosa è di sapere se si può chiedere alle imprese che vengono dall'estero con questi lavoratori distaccati se devono dare una cauzione o no. E l'accordo riduce la possibilità di chiedere la cauzione solo per delle imprese che hanno già state sanzionate. Ma sappiamo che ci sono delle imprese polacche, delle lituane, così, che vengono in Svizzera, non rispettano le convenzioni collettive, ritornano al paese, si sciolgono e viene un'altra con lo stesso tipo di prestazione qui. L'ultimo e molto più importante problema è quello dei controlli, ossia che l'Europa vuole che i controlli siano diminuiti perché li considera discriminatori. A Ginevra abbiamo un sistema molto perfezionato che non sono solo i controlli dello Stato, ma c'è un controllo messo in piedi da tripartito, dalle imprese, i sindacati e lo Stato, che controlla tutte le imprese che hanno dei lavoratori distaccati. Questo tipo di controllo non lo si vuole più. E dunque cosa succede? È che ci sarebbe del dumping salariale. Questa situazione è per me la più grave. Certo, i distaccati sono pochi, ma hanno un effetto dominò sul mercato del lavoro. È per questo che i sindacati sono così fermamente fermi su questo punto. Dobbiamo trovare delle soluzioni per difendere qualcosa che ha funzionato benissimo, che sono queste misure di accompagnamento, che sono state il compromesso politico, sociale, che a ogni rinforzamento della libera circolazione hanno portato a un miglioramento delle misure di accompagnamento. Per la prima volta si vuole tornare indietro. Questo non è accettabile. Secondo punto, molto rapidamente, è gli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato oggi sono contestate, diciamo, la regola che è stata interrotta nell'accordo è contestata dai cantoni, dalle banche cantonali, ma anche dagli inquilini, e verso, perché sarebbe una rimessa in questione di certe politiche pubbliche
di appoggio a certi settori, a certe industrie o anche a certi settori della popolazione. Se posso brevemente, ha detto praticamente quasi tutto quelle che sono le criticità, quindi penso ha risposto alla domanda. Io però vorrei ancora una volta mettere l'accento su un aspetto a mio avviso fondamentale che è stato comunque evidenziato dal collega Sommaruga. L'Europa non è disposta, anche perché non lo conosce, di accettare il nostro sistema di partenariato sociale, che ha, secondo me è stato uno dei capisaldi che ha permesso alla Svizzera di crescere e di creare il benessere che le viene riconosciuto. Questo sarebbe gravissimo se noi, io faccio parte di una commissione paritetica composta proprio da rappresentanti nel settore delle costruzioni metalliche dove opera la mia azienda, e dove ci troviamo a scadenza regolare con i rappresentanti dei sindacati, rappresentanti padronali, e lì si cercano le soluzioni condivise proprio nell'interesse reciproco. Quindi questo è un tassello fondamentale che l'Europa non vuole accettare e vuole mettere in discussione. Se perdiamo questa prerogativa tipicamente svizzera, sarebbe secondo me un disastro dal punto di vista anche economico, perché vorrebbe dire fare un passo indietro enorme. E un punto ancora che non è stato evidenziato dal collega Sommaruga, ma che è già uscito prima, è che questo accordo quadro non menziona, adesso gli italiani si chiama Union Bürger, la direttiva sulla cittadinanza, e la preoccupazione è che questa direttiva poi rientrerà dalla finestra una volta che l'accordo quadro sarà stato sottoscritto o accettato, e questo anche è un aspetto che deve assolutamente essere chiarito, ma al momento è una zona grigia e quindi come tale non può essere a mio avviso accettata. Chiedo agli altri ospiti se tutti i punti critici sono stati già evidenziati o se ce ne sono altri. Qual è il rischio se dovessimo veramente avere questo accordo qua? Anch'io volevo citare appunto la direttiva praticamente della ripresa del diritto europeo dei cittadini, che in soldoni, in concreto, significherebbe che ogni cittadino europeo ha il diritto di stabilirsi in Svizzera, che abbia lavoro o meno, ma soprattutto che avrà il diritto di beneficiare degli aiuti sociali. Per cui possiamo immaginare quali potrebbero essere le conseguenze a livello cantonale e comunale nel caso in cui si dovessero riprendere queste direttive. Credo che questo sia un aspetto assolutamente fondamentale nell'ambito appunto dell'accordo istituzionale, che debba essere chiarito nella maniera più assoluta. Grazie. Su questo argomento noi non siamo d'accordo. Sì, ma ci mancherebbe altro. Su alcune cose non siete d'accordo ed è bene sottolinearlo. No, ma siamo d'accordo con il PRR, che di non essere d'accordo con questa